There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue. Are you? Are you? Are you? My love so wild. Flare è la nuova tastiera meccanica da gaming a marchio Republic of Gamers Strix. Presentata lo scorso gennaio in occasione del CES, la nuova nata di Asus mette in mostra un design minimale ma ricco di dettagli. Switch meccanici Sherry MX, rollover totale, registrazione macro on the fly e integrazione con l'ecosistema di illuminazione Aura Sync. Il tutto gestibile dall'ultima iterazione del software di gestione Armory 2. Il look di questa tastiera, oltre che per l'illuminazione RGB con sistema underglow, è arricchito da una particolare placca in plastica personalizzabile tramite stampa professionale, con una miriade di loghi e scritte, garantendo una resa estetica degna di nota. Completa l'offerta un poggiapolsi removibile, tasti multimediali dedicati che includono una pratica ghiera per il volume e una comoda porta USB pass-through sul retro, caratteristiche che rendono la nuova ROG Strix Flare un prodotto estremamente completo e versatile. La nuova ROG Strix Flare viene commercializzata all'interno di una confezione in cartone caratterizzata dal tipico layout Strix, già visto per tutti i prodotti di ultima generazione dell'azienda. All'interno di un'ulteriore scatola riportante il marchio ROG troviamo il materiale cartaceo composto dal manuale d'uso e da una coppia di sticker adesivi e la tastiera, messa al riparo da polvere e graffi tramite una sacca in tessuto. Infine, in un secondo scomparto è posto il poggiapolsi dedicato, realizzato interamente in plastica e posizionabile ad incastro sulla tastiera. Anche quest'oggi l'appuntamento è giunto al termine. Ringraziamo Asus per l'invio del prodotto e vi invitiamo a leggere la recensione completa che trovate nel link in descrizione. L'appuntamento è per il prossimo video con il meglio delle periferiche gaming, ovviamente sempre qui su Next Hardware.